Oggi siamo qui davanti al Teatro Toniolo perché questo teatro, assieme al Teatro Momo di Via Dante, sono oggetto di due nostri esposti che riguardano i servizi tecnici di palcoscenico e i servizi di sala e biglietteria. Ci siamo accorti che a queste gare d'appalto l'amministrazione comunale invita sempre le stesse imprese. Il meccanismo utilizzato per queste gare è quello della negoziazione partecipata, cioè l'amministrazione comunale invita almeno 5 imprese, ma proprio per aumentare la concorrenza, visto l'esito, avrebbe dovuto invitarne molte di più, oppure fare delle indagini, quelle che si chiamano indagini di mercato. Invece l'amministrazione comunale, appunto per pigrizia o incapacità, non ha fatto nulla di tutto ciò e questo è il risultato, cioè delle imprese che automaticamente vincono tutti gli anni lo stesso servizio con ribassi d'asta spesso irrisori. La giurisprudenza e anche l'ANAC, che ha fatto delle linee guida su questa materia, stabilisce proprio che per rispettare il principio di rotazione l'amministrazione comunale avrebbe dovuto far ruotare le imprese invitate e addirittura escludere l'aggiudicatario precedente. Il settore delle gare e dei contratti è uno dei settori a rischio corruzione, secondo ANAC, ed è infatti inserito tra i 5 settori a rischio all'interno del piano nazionale e piano anche comunale anticorruzione. È evidente però che questo piano anticorruzione il Comune lo scrive dal 2014 in poi, ma evidentemente non lo legge.